sigla. Amici di Televallate, buonasera ed eccoci a Casanova. Siamo saliti con le nostre telecamere per proporvi il presepe vivente di Casanova ed è un presepe oramai nel consolidato, è un presepe senese, perché è un presepe particolare, perché gli attori, tutte le comparse, sono vestite con gli abiti del 1800 e è ambientata nei nostri posti. Perciò ora siamo all'ingresso e ci avviciniamo lì al tavolo delle iscrizioni, perché bisogna iscriversi al presepe per poterlo visitare. Thank you.
Vincenzo delle Varazze, buonasera, ed eccoci a Casanova e siamo saliti per vedere l'inaugurazione del nuovo presepe vivente, però ci siamo trovati con qui alle spalle un'orchestra di bimbi. E vero Piero, spiegaci. Perché quest'anno i ragazzi della scuola secondaria di primo grado insieme ai ragazzi delle elementari interpreteranno dei canti proprio per il nostro presepe zeneise con i vari professori e quindi prima di visitare il presepe si ascolteranno i canti e poi si procederà alla visita di questo presepe con la degustazione dei nostri prodotti tipici che sono sempre molto graditi. Sì. È una serata alla fine bellissima, c'è la qua appesa, sì. Quando ci sono i ragazzi lo sai, c'è l'innocenza, c'è la gioia e la musica porta tanta gioia, tanta allegria e condivisione tra tutti. Speriamo sia di buon auspicio per il, non solo per questo Natale ma anche per il prossimo anno. Grazie. Adesso comincia il concerto. Ho visto che sei in costume anche tu, sì. Bellissima. Di che epoca sei? Allora sono del 1800, una delle prime maestre che grazie alla legge Coppino finalmente diventò scuola pubblica sino alla terza elementare, quando prima nelle famiglie chi aveva l'educatore poteva studiare e dunque non gli era data questa possibilità. Nel 1860 con l'unità del regno si procedette a questa grande innovazione, all'alfabetizzazione del nostro paese e quindi io qui siamo all'inizio di questo percorso. Allora ti troveremo in una scuola. Nella scuola. In una scuola. Nella scuola. Allora per il momento ascoltiamo questo concerto. Grazie. Intanto grazie Beppe. Il presepe verrà inaugurato dopo il concerto? Sì. O con più o meno contemporaneo. È già in funzione, se vi volete registrare poi per il censimento di questo anno. Grazie. Ci registreremo, adesso ascoltiamo un momento, questo momento musicale. Benissimo. Dei bimbi delle scuole. Benissimo. Ciao Mariangela. Grazie, e grazie a te, a dopo. Ciao, ciao. Grazie. Ecco. Qui ci sono le iscrizioni, viene consegnato una specie di tesserino e il personaggio che abbiamo qui a ricevere le iscrizioni è un personaggio che sta giocando in casa. Buonasera. Ciao. A lingua lo zeneise, chi siamo presepe zeneise, a lingua lo zeneise, per piacere. Parlare solo in zeneise, anche quando entrai in ta città dovevi parlare zeneise. Questo è in presepe zeneise. Questo personaggio ci ha consigliato di parlare solo in genovese perché è un presepe genovese. Se volete entrare dovete lasciare qui il passaporto oppure firmare per il censimento. Se non lasciate il passaporto e ve lo consegno all'uscita. Va bene? Grazie personaggio di primo piano. Ciao, buona serata. Ecco, ora noi spero che ci lasciano entrare. Cosa fa? Distribuisce? No, questo è il percorso del presepio. Quello che volete mangiare, non mangiare, è tutto il percorso che c'è del presepio. Dove si può anche fermarsi a mangiare qualcosa. Ah, ecco, questo qui è una guida. È una guida. Va bene, seguiremo questa guida per visitare il presepe. Ecco, bravo. Grazie. Ecco, abbiamo firmato il registro per poter entrare. E ora ci accingiamo ad entrare. Abbiamo ricevuto la guida delle varie postazioni. Troviamo qui all'ingresso un menu addirittura che sì, i prezzi vengono espressi in jacopini, che è la moneta corrente qui a Casanova in questa serata di presepe vivente.
Ecco, l'ingresso è maestoso con questi due archi, uno per l'entrata, l'altro per l'uscita. E noi ora ci accingiamo ad entrare con voi. Ecco, troviamo qui una capanna dove all'interno, andiamo a vedere, troviamo un antro di un falegname qui attrezzato, come vedete, molto bene, è ambientato tutto molto bene e troviamo un personaggio conosciuto che è molto bravo nel suo lavoro e che sta spiegando. Ora mi sta dicendo, ciao Rocco, mi stai dicendo che stai montando una ruota, vero? Sì, sto facendo i raggi, poi dopo devo farne 8 raggi e poi devo col compasso tracciare il rotondo e poi faccio i pezzi. Eccola, si vede la ruota fatta. La ruota montata, La ruota montata, poi magari... Bene, sei solo in questo laboratorio? Sì. Sei solo? Sì, aspettavo l'apprendista, ma non viene. Beh, sti giovani, sai com'è. Magari hanno visto quando il tempo. Quando c'è da lavorare. Hanno visto il tempo, Comunque, complimenti, è molto bello. Vedo che hai dei giochi, hai delle ruote di ricambio. Qui siamo nell'Ottocento, perciò... faccio restauri, faccio un po' di tutto. Riparazione. Guarda, le morsette che avranno 150 anni, forse anche più, le morsette. Queste? Questa è fatta in legno, vedete? Sì, perché qui siamo nell'Ottocento, perciò anche i materiali, i ferri, gli attrezzi. Faccio anche restauri di restauri alle segacce, devo restaurare i segacce, perché è un peccato lasciarli, bisogna metterli, sistemarli. Pian pianino li sistemo. Qui nel tuo laboratorio. Bene. Sedie, ti portano di tutto. Mi portano di tutto. Ma è un'attività questa che nell'Ottocento era abbastanza importante. Una bella carriola nuova. Una carriola. Bene. Lì fa gola un po' a tanti. Sì, è molto bella. Dovrò farne qualche d'una in più perché... L'hai fatta tu quella? Sì, eh? Sì. Bravo, molto bella. Oltre che le barche io mi dedico anche alla falegnameria perché... Sei bravo, fai quello che vuoi, Bravo Rocco, bene, complimenti anche per l'allestimento. Mi do un po' di nuovo alla carpenteria nautica. Insomma, un giorno un modo, un altro. Grazie Rocco. Ciao. Buona serata, complimenti e buon lavoro, Stiamo entrando nella scuola, la dolce scuola. Qui troviamo una scolaresca già tutta nei banchi, con una bella maestra dell'Ottocento che sta inquadrando i banchi di scuola, molto belli. Dove li avete recuperati? Ah, sono proprio autentici. Originali. Del passato, sono i banchi dei bambini di Casanova che vengono a scuola, sono molto attenti, ubbidienti, eseguono sempre i compiti e devo dire che oggi veramente sono stati tutti eccezionali. Hanno ascoltato molto bene il discorso sul censimento, l'hanno anche ripetuto, hanno capito bene, è vero bambini che avete capito bene, che sono 2015 anni da quando è nato Gesù, bravi, che l'imperatore come si chiamava? Cesare? Augusto, non siete stati tanto attenti, mi sembrava che qualcuno prima avesse ripetuto bene, Bene, vero? E come mai? Spiega un po' come mai, vieni, scusa, vieni a spiegare perché Gesù è nato in una grotta, vieni a spiegare. Vieni. A spiegare. Ciao, come ti chiami? Jacopo, forza. Perché sono andato in una grotta perché hanno chiesto agli alberghi ma li hanno rifiutati tutti e quindi l'unico posto caldo dove c'erano un bue, un asinello e un po' di paglia era una grotta.
Bravo, sei stato attento. Grazie. Poi ci sarebbe un piccolo bambino che amerebbe dire una poesia, si può, piccolina? Certo. Ecco, vieni tesoro, certo. Vieni che hai studiato come bene. Come ti chiami? Come ti chiami? Michael. Michael, sì. Guarda la telecamera là. Ripeti, no, si, attenti, attenti. Silenzio. Alla poesia, Silenzio. Attenzione. Vado. La poesia, vai. Cu bambin cu sci piccin, cui cavelli a risulin, a se casa bella netta, cu che stava Elisabetta. Elisabetta affiava, a Madonna che camava. San Giuseppe ufava banca e u bambin ufava nanna. Bravo, mi hai imparato molto bene, vai pure a posto e bravo. Continua il tuo corso. Ora la maestra poi vi darà i voti, Sicuramente. Anche tu ne sai una poesia? Dai, andiamo a vedere. Vieni, dai. Dai, vieni qui. Dai. Perché sei stato tanto bravo prima. Voi però non chiacchierate perché così lui ripete. A Gesù Bambino. Come ti chiami? Nicola. Nicola, recita a Gesù Bambino. A Gesù Bambino, la notte è scesa e brilla la cometa che ha segnato il cammino. Sono davanti a te, santo bambino. Tu re dell'universo, ci ha insegnato che tutte le creature sono uguali, che le distingue solo la bontà. Tesoro immenso, dato al povero e al ricco. Gesù, fa che sia buono, che ancora non abbia che dolcezza, fa che il tuo dono s'accresca in me ogni giorno e intorno lo diffonda nel tuo nome. Umberto Saba. Ecco, bravissimo, anche l'autore. Molto bene. Una bella poesia, una di Saba. Una poesia bellissima. Sì. Va bene, e quindi adesso le noi continuiamo. Sono brave, sono preparati, sono bravi, tutti i bambini. Eh? Preparati, ubbidienti, sono soddisfatta di questa classe, non posso lamentarmi. Spero che continuino così il loro percorso scolastico e avranno tante soddisfazioni e io sarò anche molto contenta. La maestra contenta. Più felice. La maestra più felice. Questa bella maestra dell'Ottocento, avete visto? Sì, dell'Ottocento. C'è un bimbo che chiama laggiù. Dimmi caro, dimmi. Sì, ma tu ne hai già recitato una e quindi va bene così, Michael. Vorrà dire che la prossima volta, il prossimo, un'altra sera, semmai ne ripeti un'altra. Sentito la maestra? Sì, sì. E queste bambine sono brave, si disegnano bene. Bambine, fate poi un bel sorriso a chi vi sta riprendendo. Brave, brave. Poi c'è una scolaretta perfetta, sempre ordinatissima, Silvia, che lei ha sempre il suo fiocchetto e anche la compagna. Esatto, proprio veramente io. Brave sono. Non vi posso lamentare. Grazie. Buonasera. Guardiamo i fiocchetti di queste bambine, guardate. Guardate Silvia, Ciao Silvia. Ciao. Ciao. E tu ti chiami? Elisa. Elisa, Silvia ed Elisa, compagne di banco, col fiocchetto tutte e due. Complimenti, molto belle, brave. Grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Oi, ciao. Mi raccomando, Ciao. Grazie. Ciao. Salutiamo questa bella scuola di questi bimbi che questa sera si sono prestati. È molto bravo, specialmente in aritmetica. Bene. Grazie. Buonasera signora maestra, grazie anche a lei. Grazie e complimenti per la sua scolaresca. La ringrazio, molto gentile. Si vede una mano molto bella, molto brava. Ciao. Troppo buono. Buonasera. Ecco, qui c'è addirittura la stufa accesa. Che bello, come si sta bene anche. Posso entrare? Bene, qui che cosa proponiamo? Cioccolata calda. E poi? Sì. Sì? All'arancio. All'arancio. Bene. Lo strano di casa nostra. E qui sul fuoco cosa c'è? Latte per rifare il cioccolato. Ah, perché lo fate qui sulla faccia, sì, sì, il cioccolato? Sul momento, hai capito? In modo che rimane un cioccolato caldo, viene distribuito con i vari bigliettini che hanno preso i clienti. Allora, bellissimo questa ambientazione, guardate questi piatti di taglia con tutti i piatti che sono poi autentici dell'Ottocento, E il personaggio che gestisce questo
in questo locale. Manca il primario. Chi manca? Chi manca? La Giuse, che proprio lei è l'artefice di questa casetta, io sono aiutante. Vabbè, l'aiutante, no, paziente, manca la titolare. Lavoriamo in equipe, la troveremo. Ciao. Eccola Giuse, vieni Giuse, vieni. Qui tagliate. Ecco, guardate. Perché io mi sposto. No. Venire la Giuse, che adesso la titolare. Vieni Giuse, mettiti lì. Se ti riprendiamo. Ecco, guardate questa stufa chitarra. Accesa come scalda, molto bella, con tanto di legna per poter andare avanti. Qui veramente questa volta hanno fatto un'ambientazione molto più, eccola qua la legna, decisamente più bella. Dai Giuse, fai un po' di cioccolato, fai vedere lì com'è sì, sul cioccolato. Cioccolato. Cosa buono, facciamo eh? Noi? L'ho assaggiato. No. Non assaggiate? Non possiamo assaggiare. Perché non lo volete? Siamo come i carabinieri noi, quando no, siamo in servizio. No, non sono in servizio niente. Non assaggiamo niente, poi salvo venire dopo e saccheggiare tutto. Ah, ecco, ho capito, siete capaci. Grazie Giuse. Allora, ripetiamo, qui fate cioccolato caldo. E il tè caldo. Tè caldo. Come hai detto? Al profumo di arancio. Sì. Che è molto, si sente il profumo, Garantiamo noi. Bene. Arancio nostrano anche. Sì? Sì. Aranci. Arancio della... No, veramente sono le arance di Rocco. Sì. È dalla Giusa. Ecco, sì. Del nostro albero. Ecco. Casa buona, allora. Ecco. No, una cosa è una collaborazione con Castagna Buona. Con Castagna Bene. Buona. Ora usciamo da questa bellissima ambientazione. Vi ringraziamo, vi auguriamo, facciamo i complimenti. Sì. E andate avanti perché mi sa che viene buono. Il cioccolato viene buono anche il tè. Grazie a voi. Bene, contiguo a questa costruzione troviamo l'Allegra Sartoria. Ecco l'Allegra Sartoria, buongiorno. Qui abbiamo dei sarti di prima. Intanto cominciamo a vedere qui delle proposte. Il nocino. Che cos'è? Nocino. Invece fatto nocino. E poi basta, solo nocino qui. Canestrelli. Belli fasciati così a un pezzo per volta. Guardate che carini. Questi sono buoni anche, senz'altro. E in più troviamo qui una sarta. Una sarta che sta lavorando a una macchina da cucire. Logicamente anche d'epoca questa macchina, perché certamente ha i suoi anni, come potete vedere. Sì, allora che cosa cuciamo qui? Ci sono aghi, qui ci sono i disegni, tutte le stoffe. Tutte le stoffe, sì. Bellissima anche questa ambientazione. Quest'anno siete proprio stati molto bravi. Lui intanto mentre aspetta si fa qualche scopa de Bruga. Sono scope di Bruga perché nell'Ottocento quelle scope lì andavano alla grande. E anche qui l'ambientazione è giusta. E anche nel Novecento. Vedete, queste sono le vere scope delle streghe. Lì manca una strega o una befana che la cavalchi. Bene, vedo la stufa, voi avete anche acceso la stufa? Sì. È calda perché avete la legna, avete tutto. Guardate questa ambientazione con tanto di specchio vecchio che è tutto buttarellato. Ma manco il coperchio chi da fa Fugassin? Sì, Fugassin liso. Bene, noi facciamo i complimenti. Ringraziamo. Nocino. Un goccino. Chiediamo, fa una ricetta, magari in Zenese. In Zenese, devi in Zenese. Ti devi pigiare l'oggi, il giorno di San Giovanni Battista. Poi ti metti a bagno 40 giorni in telarco. Ma qua scorsa? Qua scorsa in terra, deve fare 40 giorni in amolo. Poi si pigia liquirizia e succo. Se trovano, se mettono tutti insieme, è un nocino. Viene fuori il nocino. Benissimo. Che vedo che trova tanti aderenti.
fosse di tempo programma, pane nuce, l'hai mangiato a spuse. Allora qui abbiamo pane nuce, l'hai mangiato a spuse. Un signore che ha sentito un grande bonifacino. Che ti ricorda un proverbio, avendo parlato di noi con chi, come si dice? Allora lavora lei, lui lavora. Quante strofe c'ho? Avevo paura di non capirle. Nuce pan? Mio, quante ordine a swing che mi hai mangiato? Abbiamo messo qua te. Anche dai modelli che hai detto. Grazie. Scusate, l'intromissione. Allora vogliamo chiedere ancora a questo personaggio che ci ha illustrato il Loccino, però sta facendo un manegu a spassuie. Spassuie de Bruga. O stai manegando a spassuie de Bruga. Allora spieghiamo un procedimento. Allora, de Bruga vedete due qualità. Che è femminina, che è questa qui. Capisci? Che la lascia in posto o va via a cornicia. Poi se mette insieme sì e se liga. Se liga. Poi che okay, queste qui sono rame da giasso. Inti castagnei levano e fuggi e risse, o che resta le castagne pulite. Vengono dei germogli di castagna, ti metti insieme e poi ti spassi. Questo è l'intreccio con sempre dove vi ho i contadini. Sempre dove vi ho i contadini, quando bianchi i castagnei. Che la gente accoglieva i castagni. Bravo, bravo, bravo. Poi qui hai i seccatoi, i boschi ti vedevi le femmine e poi battevano le castagne con i sacchi. Siamo tornati in punto dell'Ottocento, eh? Sì, certo. Vero? Certo, certo. Bravi, complimenti. Certo. Ciao, vi lascio ai vostri lavori. Ciao, Bobby. Grazie. Attento, ne? Ciao. Ciao. Stiamo arrivando in un altro locale, logicamente, molto bene arredato, attrezzato, dove troviamo delle signore qui che stanno un po' come le veglie di una volta. E c'è un profumo che mi sta a indicare, visto che la signora la sta mestolando, che sia un posto dove si fa il minestrone. Anche qui tanto di stufa accesa, è il profumo che viene fuori. Ora vediamo se entrando riusciamo a farvi vedere anche il minestrone. Intanto vediamo due belle signorine che stanno facendo. Cos'è che state facendo? Un uncinetto, eh? Siete brave? Insomma, te lo fanno fare, eh? Ci avevano insegnato però, eh? Sì. Qualcuno che è qui vicino a me. Era più bello, sa? Bravo. Veramente mi ha insegnato la mamma. Ciao. Sì? Sì. Bravo. Siete vestite molto bene. Ciao. Senti un po', il pentolone lì funziona. Pentolone funziona. O c'è il pentolino lì? Ce n'è due pentoloni. Guardate che meraviglia. Almeno quello. Che meraviglia. Buonissimo, bene, benissimo. Benissimo e buonissimo. Vediamo un po', mettiamolo qui per la telecamera. Ecco, scusa, no, dove vai? Stai lì. Non scappare, ecco, guardate che minestrone, sentite il profumo, questo è per i nostri telespettatori. Senti Beppe, meraviglia, anche qui l'ambientazione è molto bella, perché vediamo che c'è di tutto, proprio come nell'Ottocento, vero? Compresi dei quadri, delle fotografie, dei soliti gruppi familiari che nelle nostre case si trovano ancora oggi. È ambientato tutto molto bene, tutto autentico, persino l'aglio che porta fortuna, oltre a questi bei ricami, queste tende. Ecco, guardate il pergolato anche dell'uva, guardatelo, appena fuori, Latin, si chiama Latin, con tutta la lanterna e la roba stesa addirittura da asciugare. Bellissima questa ambientazione, come del resto tutto il presepe. Ecco, questo è il presepe di Casanova che si propone ancora una volta come nel 1800. Vedi, ora viene steso ancora un po' qualche pezzo, mancano le mollette a quanto pare, quei tempi, eh? Grazie, complimenti, eh? Ciao. 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 Ciao.
Fra tutte. Fra tutte. Fra tutte. Ci hanno messo un po' di tutto. Un po' di tutto. Un po' di tutto. E la stufa la tutto cuoce. E la stufa continua. Bellissimo. Grazie. Che buon minestrone. E voi buon uncinetto, eh? Ciao. Anastasia, grazie a voi. Ciao. Grazie. Voi non può assaggiare il minestrone. Ah, giù. Ora riprendiamo il sentiero di sotto, siamo scesi, siamo un profumo particolare che è distinguibilissimo. Piero. E stiamo arrivando nella piazzetta della carne alla brace, ecco perché quel profumo che ci attirava. Arriviamo qui da questo bancone, che cosa vediamo? Buonasera. Buonasera. Vediamo un bancone con una pentola e poi là una piastra che stanno cuocendo che cosa? Assassissa. De quella che stissa? Sì. È uturun de quello cibun. Si dice, allevea? Sì, allevea. Bene, bene. Complimenti, logicamente questa è una cosa che va fatta all'aperto, voi siete all'aperto, è vero? Siamo all'aperto e... Una serata fantastica, bellissima. E avete riprodotto tutto molto bene. Speriamo che il tempo tenga perché abbiamo visto che l'acqua è appesa, però. Lo spero che ce la facciamo. Sì, dai. Grazie. Grazie a voi. Ci vediamo. Qui che cosa c'è? Ecco, la qui c'è la salsiccia. C'è la salsiccia già cotta, pronta all'uso, vedi Beppe? Pronta all'uso, la mettiamo sul pane. Ecco, e viene servita così. Bene. In servito. Grazie, complimenti. Ciao. A voi. Abbiamo fatto le vitrine, abbiamo trovato un'officina di Fabri. Vediamo un po' anche qui l'ambientazione eccezionale, è sempre del 1800, le attrezzature sono del 1800, però la mano che batte il martello. Qui abbiamo due gagliardi Fabri, tutti e due. Allora, che cosa fate con questa porta? Siamo i ganci da stile. Sì? Ganci da stile. Ah, poi fate i ganci da stile. Ecco. Vediamo un po', fatene uno che lo riprendiamo. Guarda che bei giri che danno. Pronto? Ecco, qui c'è l'incudine. Vediamo qui il maestro ferraio a saldare il ferro. Come fai a fare il riccio? Un'aggiunta di carbone. Aggiunta di carbone, quanta temperatura e si fa riccio. Siamo curiosi di vedere farlo lì. Qui nell'Ottocento si lavorava tutto così. Oggi c'è un po' perso da questi tipi di lavorazione. Serve forse per fare nessuna battuta della pancella. Neanche quello. Si assembla la televisione come fa. Guardate, ecco il maestro ferraio, ecco. Ma il proprietario è venduto. Visto come si piega il ferro caldo? Ma che cos'è questo? Finché è caldo viene battuto. Ecco, e questo è il gancio. Però prima che si raffreddi del tutto gli diamo ancora una passata. Bellissimo questo cucchino. Ecco, questa è la battuta finale. Vedete, gli dà il colpo. Guardate che precisione, eh? Ganci finiti. Deve essere pronti, ecco, sono ganci da stufa. Viene buttato nell'acqua a raffreddare ed ecco pronto il gancio. È pronto il gancio. E dopo se ci può fare un po' un disegnino da fare un po' caratteristico. Ci dagli una tortata, lì si scalda e poi lo girate, si gira. No? Quando è rosso viene girato. Bene. Complimenti, buon lavoro. Buona serata. Anche a voi. Grazie. Buonasera.
Ciao, buonasera. Ah, qui, vedi, vedi che si fanno addirittura, come si chiamano, gli imbutili, per metterci che cosa? Che cosa ci mettete lì dentro? I frisch. Ah, i famosi frisch. Ecco, il negozietto dei frisch è questo. Siamo arrivati. Fammi entrare, fammi vedere. Ecco, vai dentro che vicino, ci sono le donnine belle. Che vedrai, intervistano. Guarda, c'è un bombo qui che gira addirittura, guardatelo. Rifatto completamente, guardate che meraviglia. Mentre qui la signora ha fatto un bel pastone e adesso si frigge i fricheux. Sono fricheux o fugassette? Fricheux. Perché in casa noi sono bravi a fare friscio. Anche qui viene una bella stiva, c'è una bella stufa, accenda un bel calduccio. Vai, ce la vediamo la signora. Molto bella, molto brava. Anche loro qui ambientati molto bene, guardate anche i vestiti ricostruiti proprio per l'Ottocento. Guardate le tende, guardate queste stoviglie in rame come si usava una volta, e questo è un gombo vero e proprio che serviva per frangere le olive. E ha fatto qualche casino, non puoi. Ed ecco le belle buone fettelle che stanno scendendo, vengono messe nel coso, aggiunto un po' di sale e vengono servite in tuo cartuccio. Questo è sui frisci di casa mia. Allora, questa è quella là che ti mancava, adesso te ne faccio. Stiamo scendendo questo sentiero, questa scalinata che ci porta giù, seguendo. Seguendo le frecce che ci hanno indicato, sentiamo un profumo di caldo arrosto, vediamo se non ci sbagliamo. Ecco, qui si stanno facendo le caldo arrosto. Guardiamo un po' anche l'ambientazione. Chi troviamo? Bene, questo qui è un'osteria. Questo, ciao! Buonasera, questa è un'osteria, dove si vendono le caldo arrosto e vino buono, Sì. Chi troviamo qui, Una brava barista, Davide, con Davide, Gabriele. Che a te non piacciono le castagne, vero? Mangio. Si vede che non ti piacciono le castagne, Bene. Volete assaggiare? Come stanno andando? No, noi quando riprendiamo non assaggiamo mai. Veniamo poi dopo. Bene, anche qui piattaia molto belle, l'ambientazione è perfetta, anche qui una bella stufa. Ma dove l'avete raccolte tutte queste stufe? Grazie ai nostri nonni hanno conservato tutti questi, che praticamente in ogni casa ce n'è una. Siamo persone che teniamo tutto e in queste occasioni sono venute proprio fuori. E vanno a fagiolo, È vero. Bene. Allora, voi cosa fate qui dentro? Mangiate solo castagne? Aiutiamo, o aiutate sì, anche? Tipo tagliamo le castagne, aiutiamo a farle. Le portate su, le portate giù, quando sono pronte le mettete qui? Sì. Poi ogni tanto ne mangiate qualcuno, vabbè. Ogni tanto. È vero? Bene, allora anche qui complimenti, tutto grazie, molto bello. Grazie. E viva il Natale. Davide, ci si avvicina. Oh. Ciao. Arrivederci. Ecco, guardate com'è bravo questo operatore ecologico a cuocere le castagne, Ciao, come ti chiami? Davide, forza! Davide, sì, Davide. Ma non vai a pescare tu? Sì. Ah, vai anche a pescare, Davide? Sì. Allora non sei solo bravo con le castagne in campagna, sì. Anche in mare, Sì. Ne prende dei pesci? Certe volte. Sì, Sì. Certe volte. Non sempre, Bravo Davide. Ciao. 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 Davide. Ciao.
Ecco, qui c'è un banco molto bello, io prego Beppe di riprenderlo. Guardate, ci sono peperoni, peperoncini, cavoli, guardate questa sottofrutta, per finire poi con delle bellissime zucche. Ecco, questo banco molto bello. E là vengono vendute le castagne. Saliamo ancora questo sentiero in salita perché siamo attratti da un odore di noce moscata. Qui probabilmente viene proposto che cosa? Viene proposto qui patate, arance, mandarini. Questo è un frutto e verdura, eh? Questo è licis. Cosa c'è questo? Licis, sono frutti del Madagascar. Ah, però nascono qui? No. No, arrivano dal Madagascar, eh? Sì. Qui ci sono le clementine, le noci, i pistacchi, c'è di tutto, eh? Guardate che bei cesti. Questo è un banco di frutta e verdura, abbiamo delle radici, cavolfiori, ho detto tutto, eh? Questi cosa sono? Mango e papaya. Mango e papaya, bene, qui ci sono datteri, pistacchi, fichi, non manca niente per il Natale, avete tutto pronto per ricevere Gesù Bambino, eh? Ciao, grazie. Questa è la taverna del vin brûlé, qui vin brûlé a tutta l'ora, anche qui una bella stufa. Ciao Piero, sì, Piero. Stai andando col vin brûlé? Benissimo. Sta andando stasera il vin brûlé, alla grande, grande, eh? Alla grande. Una bella osteria questa. Una bella osteria, eh? Sì. Bene, bene. Vedi? Bene, qui solo vin brûlé, guardate. La chitarra, guarda, sì, facciamo la bollire il vino. La chitarra, sì. Guardate qui, continua a bollire il vino, non manca, eh? Sempre caldo. Là ci sono tutti quei bei litroni e i mezzi litri, chi ne volesse in abbondanza, glielo diamo. Bene, qui hai un bellissimo torchio, guardate. Un torchio originale, anche lui antico, chissà quanta uva ha macinato. Sì, questo qua era di mio suocero. Era di tuo suocero? Sì. Bellissimo. Lui faceva sempre il vino. E se lo torchiava, prendeva l'uva, esatto, prendeva l'uva e faceva il vino. Queste botticelle anche lì, sì, antiche, molto botticelle belle. Ormai sono rimaste più poche. Beh sì, queste qua di una volta ce ne sono più poche. Sì. Devo tenerle molto, devo molto tenere, care. Esatto, esatto. Molto care, ma vedo che voi questa attenzione ce l'avete. Siete bravi. Meno, siete bravi, dai. Cerchiamo Piero ancora di mantenere, le vecchie tradizioni. Le tradizioni che sono sempre, esatto, molto importanti. Molto importanti. Sì, perché bisogna far capire ai giovani da dove vengono. Certo, eh? Certo. Perché si credono di essere arrivati qui così. Deve aver trovato tutto fatto. C'è qualcuno che ha fatto qualche duno prima. Fatto prima Grazie Piero. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Buona serata. Ciao. Ciao. Questo certamente è un ristorante, cosa è un'osteria, un ristorante, ci sono gli avventori qui con i cappellacci, gente che mangia. Cosa avete mangiato? Bucce dappertutto, gnocchi al pesto, grattugie col formaggio, fiaschi di vino. Questo è un ristorante. Vediamo un po'. Questo qui si chiama l'ostaia degli gnocchi, vedi? E probabilmente fanno anche gli gnocchi. Andiamo a vedere, picchiamo il naso in queste signore che fanno, ecco gli gnocchi, ecco, vengono tirati su in questo momento per essere serviti. Bene. Sempre con la grande stufa a chitarra. E questa bella cucina ambientata molto bene. Qui vengono impastati gli gnocchi, vengono fatti così sulla faccia, come si dice, no? Sì, eh? Esatto. Sulla faccia li fate gli gnocchi. Senza pasta. Aia. Stiamo facendo bollire le patate? Sì,
Avete venduto tutto? Abbiamo venduto tutto. Bene, meglio. Ecologicamente vengono conditi col pesto, eh? Dai, volevamo vedere questi gnocchi quando vengono conditi. Bene, bravi. C'è sempre un bel calduccio qui e l'arredamento, come in tutte che abbiamo visto, è sempre molto autentico, molto bello, con questi pizzi, queste tazzine antiche. Qui c'è proprio una ricerca anche del particolare, eh? Ci sono delle cose molto belle, molto carine e soprattutto molto datate. Qui troviamo delle uova pronte per essere messe nel pastone, classico lume a petrolio, e qui gli gnocchi che vengono ora vengono conditi con il pesto, guardate, benissimo. Mentre là vengono impastati, raccolti e buttati a cuocere. Bene, questo è un ambiente frequentato molto bene, ci sono tutti questi avventori, eh? Allora avete mangiato gli gnocchi voi, eh? Sì. Avete bevuto anche del vino? No, no. Niente vino? Non avete bevuto vino, eh? Ecco, questo c'è il pergolato con le zucche, guardate, con la vigna. Gli ultimi? Ah, ecco già, c'è ancora l'uva lì attaccata, guardate, gli ultimi tralci, guardate che bello. Ecco, l'uva, la zucca appese. Bellissima questa ambientazione ancora, che fa parte di questo presepe ligure realizzato a Casanova. Ecco qui, continuiamo a servire gli gnocchi, eh? Bene, vi lasciamo lavorare, buon lavoro, grazie. Buoni gnocchi, eh? Grazie. Bravi, ciao, grazie. Stiamo avvicinando questa e poi la è la grotta di Betlemme, questa sarebbe la capanna che, dove poi si rappresenterà la Natività con Gesù Bambino, la Madonna e San Giuseppe. Qui troviamo un personaggio oramai ben conosciuto, questo signore qui è il felice padrone di Balillo, il grande bue che onora questo presepe ormai da tanti anni, eh? E Balillo. Balillo è arrivato al 18° anno. 18° anno, eh? Eh? Sì, sì, sì. È un animale che ne ha della storia da raccontare, eh? Sicuramente. È stato un animale che ha avuto anche attorno tanti ragazzi che l'hanno reso celebre. È docile, è docile, è così soprattutto docile. Mansueto. Un animale molto bello, tu lo curi particolarmente, eh? Tu li vuoi bene. È doveroso. Io mi ricordo certi momenti che hai passato quando non stava bene, che aveva ingoiato qualcosa. Un ferro, aveva mangiato un ferro. Bene, allora qui è preparata la Natività, poi viene ammontato qui il gruppo. Poi c'è anche un asino. Ah, un asinello. Poi venite via da lì voi. Dì, ci cadi dentro, sai, vieni un po' qua, vieni bambino. Sì, questo fa male. Vieni un po' qua, vieni, scusa. Adesso. Ecco, c'è una bellissima pecora, abbiamo visto. Tanto non mangia, guarda, non gliene date perché non mangia. C'è un asinello. È una pecora qui nell'angolo e poi c'è Balillo, questo grande bue che dicevamo prima col proprietario, è diventato ormai una celebrità. Qui incontriamo un prete che è venuto a curiosare nella capanna
questo qui è un prete che si dovrebbe conoscere, però si è vestito da prete dell'Ottocento. Guardate queste zimarre, guardate il tricorno, come si chiama, e la mantella. E qui i preti dell'Ottocento giravano così. Sì. Oggi i clergymen, ormai è finito. No, no, ma Don Giancarlo. Presepe dell'Ottocento. E prete dell'Ottocento, eh? Certo. E allora c'è la scuola, il prete va a fare religione, dove oggi purtroppo anche i preti non possono entrare nelle scuole, tante cose, ok. E beh, poi volevo dire, i preti di una volta erano mica stupidi, perché questi mantelli qua riparavano dalla pioggia, dalla neve, dal freddo e tenevano caldo. Sono dei capi pratici, molto, molto pratici, anche se sembrano ingombranti, anche se sembrano, però erano pratici, eh? E perciò ecco. Questo signore che parla è il parroco di Casanova, è Piero, Don Giancarlo. Finalmente che abbiamo ripreso il presepe vivente, visto bellissimo. Dopo 2 anni di assenza, è giusto che si riprenda. Però questa volta l'hanno ripreso molto bene, perché sì, l'hanno fatto bello. Bello anche su queste fasce, così che queste capanne che poi rimangono anche tutto l'anno, dove si possono anche utilizzare per altri scopi, bambini a giocare, eccetera. Ecco, non solo così. Comunque, grazie a voi di tutto. Grazie Don Giancarlo, vede, anche il parroco ha partecipato. Mi aspettano dalla scuola. Ecco, abbiamo terminato il nostro percorso in questo bellissimo presepe genovese dell'Ottocento proposto dagli amici qui di Casanova. E speriamo di essere riusciti a trasmettere quello che abbiamo capito noi, che abbiamo recepito noi da questa bellissima proposta. È un presepe molto bello, è una bella proposta questa trasformazione ambientata nell'Ottocento, e anche le opere, le costruzioni, gli arredamenti sono stati veramente belli e preziosi, con una cura del particolare particolarmente diciamo precisa e bella, perciò è un presepe molto bello. E c'era gente questa sera, tempo minacciava un po', può darsi che abbia ridotto, però venite a vederlo perché ne vale veramente la pena. Questi ragazzi sono stati molto bravi e vanno premiati e vanno ringraziati. Televarazze è venuta per voi, per portarvi nelle vostre case, come sempre, e speriamo con il cameraman Beppe Codino di essere riusciti veramente a trasferire questo bellissimo presepe da casa vostra. Buona serata a tutti, grazie. The
Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple who tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit bring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in a new old-fashioned way. Christmas tree, have a